Non si poteva uscire, è impensabile. L'unico, per esempio, ecco, altro modo per poter uscire e prendere, che so, una boccata d'aria, sgranchire le gambe, era andare a fare la spesa. Portare il cane a pisciare, o, anche se non era il tuo, una scendeva giù, signora, mi presta il cane? Un cagnolino così, poi sapendo tutti che era l'unico modo, chiedevano il cane alla signora, quindi sto cane usciva a pisciare 11-12 volte al giorno. Cani disidratati all'ultimo piano con le flebo, perché infatti i cani facevano: oh, basta, eh, mo che torniamo, io mi opero, mi levo la vescica, non ve voglio conoscere. Oppure era fare la spesa, e noi, pur di uscire più volte, la facevamo a rate: un chilo d'aranci 10 volte, un arancio per volta. E fare la spesa all'epoca, voi no, me ne darete atto, non era facilissimo, perché file chilometriche, gente con i carrelli, i supermercati stavano al centro, e la fila arrivava fino al raccordo, uno dice: scusi, lei dice, guardi, io sto qui, però c'ho il supermercato sulla Tiburtina, e però c'ho all'Appia, c'ho mia cognata che devo incontrare, perché bisognava stare col carrello disinfettato e la distanza, con la mascherina, perché qualcuno ti diceva la mascherina non serve, qualcuno diceva serve. All'epoca era ancora un po', eravamo indecisi, anche improvvisate, quella chirurgica, no, la FFP2 no, quella ai carboni attivi, c'erano i carboni attivi, gente si veniva al carbone, metteva quella attiva, gente con i calzini, che diceva la maschera non ce l'ho, se mettevi i calzini, certo, con sta puzza, vedrai che il Covid sta lontano, te pare a te, E se in fila qualcuno faceva un colpo di tosse, che magari andava di traverso un pelo del carsino, tutti: ha sentito quello? Due colpi di tosse alla cassa, non ci arriva, sicuro che non ci arriva. Abbattiamolo, ammazziamolo col carrello, buttiamolo nell'umido, tanto non se ne accorge nessuno. E quindi tu entravi, reparto ortofrutta, che non era facile, che gel, i guanti, perché al supermercato ci sono i guanti, quelli che hanno una taglia sola. Guanto de Hulk, che uno dice, mediamente so le mani pigre, non dico di fare più taglie, ma non mi mette la mano che io poi me la metto, vado a prendere la frutta, così... La metti dentro la mela e poi dopo tiro fuori e rimane il guanto dentro la busta con la mela. Allora tu dici: adesso io pio un guanto, riempio un guanto di mele, metto un altro guanto, poi 48, 48, adesivo col guanto, pum, vai a attaccare e non ti si stacca più. E le signore ti toccano il carrello: signora, non mi tocchi il carrello, perché così l'ho sanificato il carrello, signore, stia calmo, ma fa cuore, mazza che botte, disgraziata, devi morire. Però sul balcone andrà tutto bene, ce la faremo, tutti felici al supermercato delle Iene.